Maria dei Liguri ha presentato un nuovo volume dal titolo I Quaderni. Ne abbiamo parlato con gli esponenti del gruppo, c'era lì per noi Giuliano Grimaldi. L'associazione ex consiglieri si ferma e fa il punto della situazione dopo circa 10 anni di collaborazione. È questo il senso del nuovo numero della collana I Quaderni presentato ieri sera alla parrocchia Sant'Alfonso Maria dei Liguri. Parola, se si può dire la parola chiave dell'edizione di quest'anno, una sintesi di quello che è I Quaderni di quest'anno. Allora, il quaderno di quest'anno non è altro che il compendio degli ultimi 10 anni che ha fatto l'associazione ex consigliere comunale. Abbiamo fatto appunto questa raccolta per far sì che tutte le cose belle che abbiamo fatto vengano poi tramandate in secondo momento anche agli altri. Principalmente l'idea dell'associazione con I Quaderni era quella di portare avanti l'attività amministrativa del nostro comune di Pagani, ma dopo tre anni non abbiamo più trovato materiale per continuare, in quanto la nostra storia civica è messa in cartoni sotto gli scantinati o nelle cantine dove lì marciscono, e quindi invece noi vogliamo dare una mano anche alla prossima amministrazione affinché vengano riesumate queste cose e che quindi normalmente possiamo attingere per continuare appunto su tutto ciò che è la vita amministrativa della nostra città. Diciesima uscita, l'ho riletto proprio spulciando l'ultimo quaderno che presenteremo questa sera, che è un po' la sintesi dei 10 anni di attività dell'associazione. Si è cercato di porre mano un po' a quelle che sono state i ricordi per i periodi più vicini e alle testimonianze per i periodi che vanno indietro, colmare una lacuna, dare quel filo che è la storia di questa comunità. Tutta praticamente l'associazione, gli ex consiglieri comunali hanno contribuito in questi 10 anni a portare avanti un discorso che tendesse a far sì che praticamente l'esperienza pregressa innestata all'attualità servisse per il futuro. E nel corso della serata il presidente dell'associazione ha conferito al redentorista padre Paolo Saturno la nomina socio onorario dell'associazione. Vediamo. Se mi consentite, una riflessione particolare io la devo fare a te, padre Paolo. E assieme al maestro Vitale hanno rappresentato la colonna sonora di tutti e dico di tutte le manifestazioni del premio di letteratura religiosa. Dire che Paolo Saturno è per esempio è una cosa, è Paolo Saturno come noi tutti lo amiamo e come tutti i paganesi lo amano. Il consiglio direttivo nella seduta dell'11 febbraio 2014 all'unanimità decide di nominare socio onorario i reverendissimi padri maestro Paolo Saturno e maestro Alfonso Vitale. La nomina testimonia la leale, disinteressata, generosa collaborazione offerta all'associazione da sempre.